Prima in Toscana e sesta in Italia, Prato è leader quando si parla di lotta all'evasione fiscale e recupero dei tributi. A dirlo è il Dipartimento Enti Locali del Ministero dell'Interno che ha pubblicato nei giorni scorsi i dati sui trasferimenti relativi all'attività di recupero fatta dalle amministrazioni comunali. Un lavoro importante, recuperiamo oltre 400.000 euro, sesti in Italia, primi in Toscana, un lavoro che prosegue ormai da tanti anni, devo dire la verità, con questi risultati che comunque vada, oltre a riportare un introito economico per le nostre casse, secondo me sono anche qualcosa di eco e di giusto, perché scovano, fanno scovare poi agli enti dello Stato chi fa il furbo con le nostre tasse e con le risorse di tutti noi. Il merito di questo risultato è del nucleo anti-evasione della Polizia Municipale che in collaborazione con l'Ufficio Ragioneria del Comune e con la Sori ogni giorno va a caccia di evasione. C'è uno staff che lavora bene e diciamo l'esperienza affina i controlli, la collaborazione fra il comune e anche le altre forze dell'ordine, devo dire la verità, perché poi in certi momenti serve anche qualche passaggio insieme all'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, la Questura, i Carabinieri e tutto, ci permettono di avere informazioni importanti, ma soprattutto è un'organizzazione all'interno della macchina comunale che ormai da anni è rodata e che dialogando fra di sé riesce a trovare queste informazioni e che poi si trasformano appunto in segnalazioni qualificate che permettono di scoprire evasione. Sono bravi, c'è poco da fare, sono bravi, sono organizzati e l'esperienza aiuta.